Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per i poveri e gli ciechi, per i prigionieri e i contriti di cuore.
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capitolo secondo, al versetto 22. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Evangelo del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato dal Vangelo di Luca l'incontro di Simeone con il bambino Gesù nel Tempio. Giuseppe e Maria erano saliti al Tempio 40 giorni dopo per la purificazione per presentare il loro primogenito a Dio. L'Evangelista in questa scena mostra il primato di Dio su quel bambino. È il Padre che sta nei cieli il riferimento di quel piccolo nato. E lui è venuto per fare la sua volontà, quella del Padre. Ed è quel bambino la vera offerta a Dio, più che le due tortore o le due colombe. E mentre questo mistero della presentazione a Dio si sta compiendo, giunge al Tempio anche Simeone. Non si dice nulla di lui, solo che era un uomo pio. C'è come un doppio pellegrinaggio, quello di Maria e Giuseppe con il bambino e quello di Simeone. Ambedue sono spinti a salire al Tempio.
la piccola famiglia di Nazareth per adempiere la legge e Simeone per obbedienza allo Spirito. Sì, potremmo dire che Simeone è uno spirituale, un credente che non si affida al suo istinto, alla sua intelligenza, alle sue abitudini, magari anche rituali, ma si affida appunto allo Spirito. Si lascia condurre dallo Spirito e per questo scruta con gli occhi del cuore i segni di Dio che si presentano nella sua vita. Era certo che non sarebbe morto senza prima di aver visto il Messia. Quel giorno gli occhi del suo cuore, al vedere quella piccola famiglia con quel bambino, si illuminano. È l'esperienza di ogni credente che è fedele all'ascolto della parola di Dio. Chi è fedele nell'ascolto sarà illuminato e potrà guardare e scorgere i segni di Dio, come accadde per il Battista, che aveva affinato il suo sguardo sulle scritture e quando vide venire verso di lui Gesù per il battesimo di penitenza lo riconobbe e lo indicò a tutti. Così è accaduto a Simeone e così accade a tutti i credenti, noi compresi, se affiniamo il nostro sguardo sulle scritture, sulla parola di Dio. Non si dice di Simeone che è anziano, comunque la sua sapienza è segnata non tanto dal numero degli anni, quanto dalla perseveranza nell'attesa del mondo di Dio. Simeone aspettava, anche con impazienza, il manifestarsi della salvezza. Per questo, sorelle e fratelli, oggi quest'anziano credente ci sta davanti, perché anche noi non smettiamo di ascoltare la parola di Dio e di aprire gli occhi dei nostri cuori per scorgere i segni della sua presenza, i segni della pace, della giustizia. E in questo tempo difficile, quando gli occhi di tanti sono rivolti solo alla guerra, alle violenze, alle ingiustizie, rassegnati per la continuità della crudeltà del male, a noi è chiesto di essere come Simeone, continuare ad ascoltare per poter vedere quel bambino. Anche noi, sorelle e fratelli, siamo chiamati ad accogliere tra le nostre braccia quel bambino, perché accogliendolo saremo toccati nel cuore e anche dalla nostra bocca sgorgerà, come per Simeone, una delle più belle preghiere che il Nuovo Testamento ci ha lasciato. Ora puoi lasciare, o Signore, che tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Simeone, dopo i pastori, è tra i primi ad incontrare quel bambino e a comprendere la forza di salvezza che subito emanava da lui. Ora, i miei occhi vedono la tua salvezza che hai preparato per tutti i popoli, non per il popolo di Israele, ma per tutti, nessuno escluso. Fin dal Natale l'universalità della salvezza di Dio nasce con quel bambino. In questo Vangelo di Natale Simeone ci aiuta a comprendere la forza di quel bambino. Certo, non mancherà l'opposizione del male alla sua azione e alla sua opera. E Simeone, con gli occhi profondi dello Spirito, vede già il male contrastare
l'opera di quel bambino. E mentre benedice, Maria Giuseppe dice alla madre che una spada le avrebbe trapassato l'anima. Forse già intravedeva il cuore del figlio che sulla croce avrebbe avuto il cuore lacerato da una lancia, come i tanti credenti, i tanti cristiani che ancora oggi, alcuni fino al sangue, continuano ad amare senza risparmio gli altri più di se stessi, a operare per la pace più che per la propria tranquillità, ad essere testimoni di quell'amore senza confini, quell'amore per tutti i popoli che quel bambino ha aperto anche ai nostri occhi. E così sia. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace del Signore scenda su noi e su tutti i popoli. Amen.
Alleluia.